Tizio, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Rimini centra la terza vittoria di stagione a photo finish grazie a un entrato Buddy, un ragazzo che fino ad ora si era visto davvero poco, ma che considerata la sua duttilità tecnica potremo vederlo presto protagonista titolare con questa maglia. Una giornata che si tinge di rosso come il segno mostrato sul viso dei giocatori e delle donne protagonisti in questa domenica calcistica, che con quello striscione ricordano per l'appunto il non secco alla violenza. Rimini Club è molto sensibile a certe tematiche, organizza un ingresso proprio con loro e con l'associazione di Rompi il Silenzio su di palloncini, per non dimenticare, perché un segnale va dato e forte. Al terzo minuti i biancorossi partono subito forte, grassi l'uno di petti dalla distanza, pallone che termina di un niente al lato. Al tredicesimo dalla distanza Lavagnoli prova a spaventare così Scotti senza trovare però la fortuna desiderata. Successivamente la volta di Guglielmi che dalla distanza chiama la parata a terra Giacomel, lo stesso portiere protagonista in negativo quando dalla distanza Petti ci prende gusto respingendo la sua conclusione malamente, con Enze che è costretto ad evitare guai maggiori. In chiusura di tempo la soluzione dalla distanza è quella attuata anche da Candido, pallone che si spegne sul fondo. Al 45esimo invece Danieli svirgola il pallone, Candido ben appostato agguanta la sfera, si lancia in profondità venendo più volte trattenuto dal centrocampista ospite che lo disturba nel momento decisivo quando calcia verso lo specchio della porta. Squadra riposo sullo 0-0. Nell'intervallo il Rimini Football Club consegna un assegno all'associazione Diabete Romagna, altro bel gesto da parte della società biancorossa che si aggiunge a quello di un mese fa. Nella ripresa Candido va subito alla battuta ma non riesce ad incidere come vorrebbe, invece Mannarin dall'altra parte imita il collega. Al 54esimo Lavagnoni centra lo specchio ma per Scotti è un gioco da ragazzi cogliere il pallone. Minuto 58, il Rimini va vicinissimo al bersaglio, scambio Candido Guglielmi, tiro di quest'ultimo, Giacomel ci mette il guantone per negare la gioia del gol all'avversario, ma a spaventare la porta dei padroni di casa ci pensa Momentè, appena entrato chiama la deviazione in corner, la retroguardia biancorossa, ma al minuto 86 Buddy fa esplodere i neri, solito rilancio lungo tra i notti di testa, allontana malamente sui piedi proprio del centrocampista in maglia numero 29, Giacomel esce in ritardo e Buddy trova la zappata vincente che vale i tre punti. Gol meritato per il centrocampista, festa, gioia con i propri compagni di squadra. È la prima rete in stagione per lui. Ma all'89esimo entra in scena anche San Francesco Scotti quando sventa così un calcio piazzato di Alba, mettendo in cassina tre punti fondamentali per il cammino del Rimini. Il migliore, Buddy entra e segna tre punti fondamentali per i Rimini che danno fiducia, speranza e la terza vittoria in stagione. Oltre a lui, monumentale, il solito Montanari. Per la Virtus, buona la prova del centrale difensivo Enze, ottima lettura di gioco, bravo nell'anticipo.